La birra artigianale di Puglia e le opportunità di sviluppo per i piccoli produttori pugliesi. Questo il tema al centro del dibattito tenutosi al Fortino, nel cuore del centro storico di Bari. Massima è l'attenzione rivolta nel convegno ad un settore di notevole importanza e soprattutto in forte crescita. Su oltre 1.400 birrifici artigianali in attività in Italia, circa un centinaio sono presenti nella nostra regione. Per i piccoli artigiani, lavorare sul marketing, sulla comunicazione, sull'informazione è essenziale per sviluppare una strategia imprenditoriale efficiente. È un settore relativamente appunto nuovo, non esiste ancora una filiera che si possa dire tale in Puglia, cioè dalle materie prime, dalla coltivazione fino al prodotto finito, comincia a formarsi. Noi abbiamo fatto la nostra esperienza in questo senso con il grano duro, quindi con questa prima ed unica birra al mondo di solo malto di grano duro, ed è una delle esperienze che si possono raccontare in Puglia. Ci auguriamo che appunto esempi di questo tipo possano aumentare con l'utilizzo di materie prime esclusivamente pugliesi. Il convegno ha inoltre rappresentato una grande occasione per discutere delle opportunità offerte agli artigiani produttori di birra dalla legge regionale 42/2021. Essa, oltre a valorizzare e promuovere i birrifici artigiani ed agricoli, forma e riconosce figure come i Mastro Birrai con un elenco regionale. Sono messe a disposizione 100.000 euro appunto per la promozione sia nel 2022 che nel 2023, promozione di attività dei nostri birrifici, ma anche attraverso l'individuazione di bandi direttamente riconducibili ai birrifici artigianali agricoli.